Bentornati a Fammi Capì. Salutiamo le persone e ringraziamo Entella TV. Iniziamo subito parlando di una novità legislativa che riguarda la volontaria giurisdizione, cioè tutti quei procedimenti dove il giudice tutelare prende le decisioni, ad esempio verso soggetti deboli o fragili, i minori di età, gli interdetti e a cui si fanno delle istanze. Beh, la novità riguarda il potere che viene dato dalla nuova legge ai notai per determinati atti. Sentiamo André che ci spiega le novità. L'ambito della volontaria giurisdizione è volto alla tutela degli interessi dei cittadini ed è prevista anche qualora sia la legge stessa a richiedere l'intervento di un giudice per soggetti fragili e per lo svolgimento delle loro, dei loro atti di amministrazione. Pensiamo ad esempio al minore e all'accettazione dell'eredità e saranno i genitori per chiedere l'autorizzazione. Autorizzazione che può essere chiesta al tribunale competente, sarà poi il giudice a emettere l'autorizzazione tramite la forma normalmente nel decreto. A partire tuttavia dal 28 febbraio 2023 e quindi col decreto legislativo 149 del 2022 è stata prevista un doppio binario, quindi anche la possibilità che l'autorizzazione a rilasciare autorizzazioni inerenti alla volontaria giurisdizione sia prevista anche per quanto riguarda il notaio, quindi le autorizzazioni per la stipula di atti pubblici o comunque scritture private autenticate nelle quali intervenga un soggetto minore, inabilitato, interdetto o comunque sottoposto all'amministrazione di sostegno può essere anche rilasciata dal notaio rogante. Quindi è la normativa stessa a richiedere che l'autorizzazione fatta al notaio dovrà essere poi quello stesso notaio a effettuare gli atti. La richiesta al notaio dovrà essere fatta per iscritto o dalla parte personalmente oppure attraverso l'ausilio di un avvocato. Quindi vi è un doppio binario: o la richiesta al tribunale, quindi tribunale competente e al giudice sempre tramite ricorso, oppure al notaio per iscritto. L'autorizzazione poi dovrà essere comunicata dal notaio anche per le formalità pubblicitarie alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente qualora i soggetti avessero scelto la strada del tribunale può essere poi successivamente impugnato questa autorizzazione del notaio oppure anche modificata o revocata dallo stesso giudice competente. Ricordiamo appunto che comunque questa competenza del notaio non è massima, ma è comunque ristretta affinché appunto possa essere rilasciata l'autorizzazione da parte del notaio, non deve esservi una transazione e comunque non deve riguardare l'instaurazione, la rinuncia o il deferimento di una questione che riguarda la giustizia arbitrale. La nuova normativa offre una possibilità del doppio binario. Pensiamo ad esempio quei tribunali che sono intasati dal lavoro e per cui magari un'autorizzazione alla vendita necessiterebbe di un arco temporale molto lungo. Però, come dico sempre, bisogna stare attenti. Uno, alla trasparenza, quindi è importante che chiunque scelga questo binario chieda preventivi sui costi delle varie operazioni, sia per quanto riguarda l'autorizzazione che poi per il successivo atto notarile. La normativa prevede poi che il notaio possa scegliere anche dei consulenti. Pensiamo quando occorre far valutare un immobile per capire qual è il vero e reale valore dell'immobile per poi fare l'autorizzazione. In questo caso il notaio potrà avvalersi di un suo consulente oppure dei tecnici consigliati o già delle perizie presentate dalle parti. Nel caso in cui vi sia un conflitto di interesse, ritengo comunque che la persona che debba andare a decidere se il minore
abbia bisogno di un avvocato tutelare sia comunque il giudice tutelare, che è il soggetto che deve capire ed è esterno a tutti i rapporti. E adesso, cambiando argomento, sentiamo Giovanna cosa ci racconta. Anche i danni prodotti da cose devono essere risarciti ed è quanto stabilito dalla legge. Ed è all'articolo 2051 che espressamente si fa riferimento al risarcimento dei danni prodotti da cose e che il risarcimento è dovuto appunto dal custode delle cose. Chi è il custode? Il custode è quel soggetto che si trova nella disponibilità effettiva e quindi nella materiale disponibilità della cosa e che per legge o per contratto o per rapporto, altro rapporto riconosciuto dall'ordinamento, abbia i poteri di controllo sulla stessa. Le problematiche sull'articolo 2051 sono tra le tante quelle della possibile applicazione del 2051 appunto anche agli enti pubblici proprietari di beni demaniali, ad esempio di strade, autostrade, e quindi in questo caso a seguito di un lungo dibattito vi è stato esito positivo e quindi l'affermazione positiva è quella che anche l'ente proprietario o concessionario di autostrade può essere chiamato a rispondere dei danni prodotti dalle cose. Altra questione è quella anche nel caso in cui un terzo abbia dato in affitto a terzi una cosa, in questo caso la responsabilità e quindi il risarcimento è dovuto dal proprietario o dall'affittuario, e in linea di massima è con il contratto di locazione che il conduttore acquista l'obbligo di curare la manutenzione ordinaria della cosa, quindi di provvedere alla manutenzione ordinaria della cosa, e quindi in questo caso i danni prodotti che rientrano nella custodia e rientrano quindi nella cura di ordinaria amministrazione vedono il conduttore essere responsabile per i danni prodotti stessi, e quindi come per le spese anche in questo caso quelle che sono la cura straordinaria della cosa, i danni prodotti dalla stessa sono imputabili al proprietario. Per quelle che rientrano nella cura della manutenzione ordinaria, sono invece imputabili al conduttore. Ci si chiede in realtà se il custode può essere esonerato dal risarcimento del danno. Sì, se dimostra, quindi può essere esente il custode dal risarcimento del danno se dimostra che il fatto sia dovuto per caso fortuito, quindi se dimostra che il fatto sia dovuto ad un evento eccezionale ed imprevedibile che sia intervenuto sulla dinamicità della cosa interrompendo il nesso causale. Delle specifiche casistiche, dei danni da custodia e della relativa responsabilità oggettiva faremo un po' di esempi di casi specifici nel prossimo appuntamento. Ad esempio, Giovanna ci ha spiegato i danni che possono derivare quando si va in autostrada dall'incontro di oggetti abbandonati sull'autostrada. Vedremo anche come la persona può dimostrare e come l'ente può difendersi dalla responsabilità. Responsabilità oggettiva vuol dire che il soggetto che ha la custodia risponde a meno che non riesca a dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, quindi qualcosa di completamente indipendente dal suo controllo e anche imprevedibile. E ora finiamo con la nostra Monica Perego, che come al solito ci legge una bellissima frase in genovese. Salutiamo tutti. Un primo passo non ti porta dove ti vuoi, ma o te leva da dove te. Il primo passo non ti porta dove vuoi, ti toglie da dove sei.